Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra ricerca del pezzo del fagiolo stella, che ci ha portato qui alla sala relax, dove ci hanno aumentato il nostro potere delle mani. E giustamente non ce l'hanno spiegato, ma oltre ad averlo l'utilizzo qua nell'overworld, abbiamo anche l'utilizzo in battaglia finalmente. Aspetta. Ah, perché sbaglio? Fire! Aspetta, ero troppo vicino al muro. Fire! Aia! Com'è potuto succedere? Siete dei tipi fuori dal comune! Lo so, c'hai ragione, capo. Allora, adesso le tartarughe sono diventate rosse, il che vuol dire che sono più forti di quelle blu. Però non volano, ma non abbastanza forti da non poter essere sconfitte con un colpo. Ops! Però lui no, lui è troppo forte, giusto? Addio anche a te. Madonna, che soddisfazione poterli uccidere già con un colpo. Non potete immaginare. Allora, che palle. Via, dalle balle. Aia. Che è potuto succedere? Allora, scendiamo di sotto. Qui. Ecco fatto. E siamo di nuovo nel fondale marino. Incredibile. Ah, un pesce, non l'avevo visto. Allora, uccidiamo prima il pesce. Ecco fatto. Uccidiamo il calamaro. Ehi, stavo dormendo io. Troppo tardi, ho sbagliato. Ah! Troppo tardi anche questo giro. Ok, fortunato. E via anche te. Ta-ta-ta-tan. Allora, come facciamo a passare di qua? Oh, ho già capito. Allora, venite qua, pesciolì. Non riuscivo a saltare bene. Ciao, buongiorno. Allora, come vedete abbiamo fratelli fuoco e fratelli elettrico. Per il momento lasciamo un attimo da parte. Ok, distrutto. Ecco fatto. Ah! Potevamo avere doppi punti. Ta-da-dan. Erano 400 punti esperienza. Ai, che palle. Vieni qua. Troppo in alto. Non sei riuscito neanche a colpirlo. Ecco fatto. Ottimo. Ecco qua. Allora, stavolta aspettiamo un attimo. Perfetto, doppi punti. E siamo saliti di livello. Mario, livello 34. Non so cosa aumentare, la vita? No, vedo tanti punti negativi. Punti fratelli già l'abbiamo fatti, no? 5. Sì, finalmente. E anche lui è salito di livello. Bravo Gigi. Allora, cosa aumentiamo, Gigi? Gli attacchi? 5. Mi dà un 3. Che schifo, madonna. Tutti quei 5 e il 2. Allora, che cosa abbiamo? Qui un po' di... Ecco qua, un super fungo che ci aumenta gli attacchi. No, di qua, Gigi. Un altro tirifagiolo. Ce ne mancano solo 4 ora. Dai, che ce la facciamo. Poi dobbiamo spinnare sul vortice. Andiamo qui. Ce la dovrei fare. No, non ce la facciamo manco per il cazzo. Ok, vediamo di qua invece. No, ok, vuol dire che non è questa la direzione che dobbiamo prendere. Andiamo dal pesciolino. Dai, scendi giù. Niente. Andiamo di salto sui pesci. Ecco fatto, che sono più difficili da evitare. Lasciando perdere che ho sbagliato qua. Ma perché non vai? Mannaggia, stavo per prendere i doppi punti.
mi ha fregato. A questo giro non, non posso dire niente se non che mi ha fregato. Ok, dove dobbiamo andare? Da questa parte risaliamo già di sopra. Mi ricordavo che quando si gira di qua andava verso Mario, non verso Luigi. Proprio non ci ho pensato. E siamo di nuovo sopra. La Laguna Sorniona è entrata nel tubo. Ok, giro di Luigi qua. Vai. Ecco fatto. Il trucco non è muoversi subito velocemente, cioè nel senso andare subito destra o sinistra con Luigi, ma è farlo pezzo pezzo. Ora mettiamo il salto. Ecco qua, perfetto. Le tartarughe sono soddisfatto che le uccidiamo con un colpo. E via anche te. 300 punti esperienza. Non saranno tanti, ma ehi, non li buttiamo certo via. Madonna, che soddisfazione. Le tartarughe poi sono fastidiose perché hanno il potere di curarsi. Ok, dobbiamo salire qua sopra. No, l'abbiamo già fatto. No, dobbiamo salire, che cavolo dico. Occhi tocchi. Ecco qua. Pa-pa-ra-pam. C'è qualcuno qui? Sì, c'è lui. Preso in pieno. Allora, ho preso l'altro però. Tizio nuovo. Allora, non mi ricordo se Fratelli di Fuoco funziona. Aspetta. Non mi ricordo se Fratelli di Fuoco lo funziona su di lui, però. No. Ecco fatto. Gli ho tolto più di quanto abbia curato. Ecco fatto. Perfetto, loro sono ancora storditi. Ottimo. E così tra l'altro abbiamo preso anche doppi punti. Lo sapevo che l'altro mi veniva addosso. Ottimo. A sto punto facciamolo. Ah, troppo tardi. Vabbè, non importa. Sto diventando bravo col controller, eh? Clic! Ah, doppi punti mancati, uffa. Non sapevo da chi sarebbe andato. Ok, di nuovo, qua ci servono i super martelloni. Stiamo andando dalla parte giusta, certo che stiamo andando dalla parte giusta. Allora, la laguna, strumenti misteriosi, il blocco rotante, certo, lo so che dobbiamo spostarlo con lo spin. Allora, il problema. Adesso non possiamo più spostarlo, giustamente. L'importante per me era prendere il fagiolo. Basta uscire e rientrare nella zona per resettare la sua posizione. Ecco fatto. Ecco, uno e due. C'è qualcosa qui? No, peccato. Qui c'è qualcosa? Qualche nemico? No, c'è il blocco. Riusciamo a superare i 36 dell'altra volta? Niente, a questo giro non ho superato il record, peccato. Allora, di qua è chiuso. Dobbiamo andare prima a destra e poi a sinistra. Di nuovo lo strumento misterioso. Sembra la casa magica di Topolino. Di qua che cosa abbiamo? Sembra nulla. Come no? Allora, vediamo. Dobbiamo spostare prima questo qua. Poi lo spostiamo di qua. Poi lo spostiamo qui. E ora ci saliamo sopra e ci spostiamo noi. Ecco fatto. Vai Luigi. Gli occhi morti di Mario però sono qualcosa di unico a modo loro. Il primo set di rocce è aperto. Tra l'altro, fammi vedere. Qui c'è un modo per salire sopra, forse dall'altro lato, non mi ricordo. Anche di qua dobbiamo usare l'abilità di Luigi. Calmo. Oh, volevo usare il martello.
Va bene, non importa. Eccolo qua il martello. Allora, se il fuoco li cura, proviamo il tuono. Ho usato quello giusto. Uno, due, 46 di danno. Troppo presto. Sì, usiamo questo. Tra l'altro, la mano del tuono di Luigi ci permette di abbassare la difesa dei nemici, il che è ottimo. Allora, martello. Ah, troppo tardi. Ma sì, uccidiamolo. Uno. A lui lo uccidiamo subito, che è un po' più pericoloso di lui. Lui bene o male si prende il giusto tempismo. Ah, e l'ho sbagliato quel tempismo. Comunque lo uccidevamo. Vieni qua tu. Va bene. Ecco fatto. Salto espulsione. Ecco qua. A posto. Preso. Sta troppo bene, stronzo. Via, doppi punti. 400 e siamo saliti di nuovo di livello. Così si fa, porca miseria. Allora, 0 punti fratelli, il che mi rende alquanto triste. Andiamo di difesa. 5. Questi sì che sono numeri, porca miseria. Sono quei numeri che ti fanno felice. Allora, 333, anche Luigi arriva a 100. Velocità, ed è un po' che non la facevamo. Ok, speravo in un 5, ma è meglio di nulla. È comunque inferiore a Mario a livello di velocità, ma ce la possiamo cavare. Allora, 1, 2, 3, 4. Un ultrafungo. Speravo qualcosa di un po' più sostanzioso. Salto espulsione. Perfetto. Ok, sono ancora confusi. Addio. E addio. Ho sbagliato anche il salto, però ehi. Tra l'altro non abbiamo preso danno, quindi siamo a posto. C'è qualcosa qui? Dobbiamo farci il giro di nuovo nell'acqua, e vai. Oh, squalo di terra. Troppo tardi. Allora, però prima... Preso. Era da un sacco che non facevo questo attacco. Quello di Luigi ha più senso usare quello normale piuttosto che quello avanzato, perché veramente... fa molto più danno alla fine. Presi. Doppi punti? Ovviamente, 800 punti esperienza. Non ma... ah, ma sono pesciolini. In realtà non è vero, non sono tutti pesciolini. Alcuni sono veramente squali. Salto schianto. Preso. Il punto è che non mi ricordo se fratelli tuono gli fa danno. Troppo... cioè, ho fatto sbagliato, però va bene. Ah! Fanculo. Erano 600 punti esperienza, dai. Ah, che palle. Vediamo se... scusami. Ah, ok, ce la faccio a ucciderlo con un salto. Ottimo. Mi sa che questo è uno squalo. Se vanno lenti sono squali. Ok, l'abbiamo imparato. C'è qualcosa qui, ovviamente. Un altro fagiolghigno. Ci manca ormai solo un oggetto dei fagioli, eh. Dobbiamo riuscire a trovare
Ancora un po' di fagioli. Ce ne mancano solo 3, porca miseria, dai. Me ne servono 3. Beh, un tiro di fagiolo, ora ce ne mancano 2. Ok, vieni qua tu. Presa. La uccidiamo con un colpo? Ovviamente. Ta-da-da-dan. C'è qualcosa qui? No, c'è qualcosa qui, ovviamente. Uno, due, e via. Via i pesciolini. Preso. Oh, è salito anche Luigi di livello. No, mi sa che è salito solo Luigi di livello a sto giro, perché era avanti di poco, ma era avanti. La velocità già l'abbiamo fatta, i baffi non li facciamo da un sacco. C'erano 4 e 5, mi ha dato solo il 2. Ma che madonna, quando fanno così sti giochi, stanno sui coglioni con tutti i numeri che ci sono. Dai. Eh certo, a sto giro secondo te mi faccio colpire. Bravo scemo. Uno e due. Pa-ba-ba-ba. Ed è salito anche Mario. Sta cosa dei doppi punti esperienza, il fatto che uccidiamo tutti con un colpo adesso. Ottimo. Facciamo baffi. Ecco, Mario questo giro ha avuto molta più fortuna. C'è qualcosa qui? Credo di no, dobbiamo solo fare il giro. Allora, calmi. Ecco fatto. Eccoci qui. Allora, quella X sul terreno mi sa tanto di oggetto nascosto. Voi no? Cioè, guardala, è palesemente una X sul terreno. Però non c'è nulla. No, non ci arriviamo, ok. Ritorniamo sopra. Ecco qua. C'è qualcuno? Ma dai! Mi ha schivato 2 volte. Da Luigi. Ecco fatto. Rifiuto il tuo amore, mi dispiace. Di nuovo da Luigi. Ecco fatto. E addio a una stella. E addio anche all'altra. Pa-pa-pa-pa. A Luigi, beh, servirebbe un po' di attacco, eh. Oh, no. Ah. Ovviamente va a colpire Luigi, eh. Maledetto. No. Facciamo questo. Vediamo se mi droppa qualcosa. Uno, due, tre. Un fungo cura. Speravo qualcosa di meglio. Speravo un oggetto unico. Ecco fatto. Pa-ba-ba. Eccoci qua. No? Speravo di ucciderti anche a te con un colpo. È andata male. Allora, qui non c'è nulla. Qui c'è un'altra stellina. Ah, stai ferma. Oh, e che palle. Ecco fatto, grazie. E qua non c'è nulla. Qua c'è un pesce. Ehi, calmino, eh. E a te? Sì, ti uccidiamo con un colpo. Ecco fatto. Pa-ba-ba. Pensa a sto povero Cristo che sta dormendo, gli arriva uno in faccia e lo schiaccia e muore lui. C'è qualcosa qui? No. Saliamo di sopra, che siamo finalmente arrivati. Eccoci qua. Di nuovo la statuetta. Thunder. Bidi bidi bidi. E andiamo a salvare. Ok, ora che abbiamo salvato, proseguiamo qua sotto.
Che cosa abbiamo? Qualche nemico? Qua non c'è nulla. Si vede che sarà uno shortcut. Allora, c'è qualcosa qui? Sì, c'è tutto il percorso da fare. Ma prima di fare il percorso vediamo appunto se c'è qualcosa di segreto, tipo questa X che era qui sul terreno. Grazie. Mi dispiace Luigi, ma ti tocca. Allora, fammi vedere il percorso. È tutto dritto fino a qua. Ok, credo che sia solo fare fire, ma dobbiamo controllare. Sì, penso che sia solo fire. Tra l'altro non capisco il perché di quegli spazietti lì in mezzo, ma a questo punto... Ecco fatto. Semplice. Questa era semplice, le altre me le ricordo erano un attimo un po' più complicate. Proseguiamo e andiamo a vederle le altre. Allora, prima di tutto... Ecco, questo giro ci siamo fatti prendere. Addio. 1, 2, 3. Ok, distrutti tutti, erano tutti e due pesciolini sicuramente. Calmo. Preso. Se qualcuno sopravvive è uno squalo. No, tutti i pesci. O forse anche gli squali crepano con un colpo. Chi lo sa? 1, 2, 3. Addio. E ultra funghi e siamo saliti di livello. Sta cosa di salire di livello uccidendoli con un colpo sta diventando fantastica. Mario è dei livelli assurdi di statistiche comunque. 4, dai, almeno 4. Per una volta sono contento dell'ottenimento di un 5. Allora, vediamo. Luigi. Gigi. Ti servono anche a te i punti vita. 4, per favore. Allora, quanto siamo di punti vita? Scusami, giusto per vedere. 87, 88. Ok, dobbiamo al prossimo giro aumentare i punti fratelli di Luigi. Andiamo avanti. Un altro fagiolo. Eccoci qua. Facciamo un salvataggio e proseguiamo. Allora, di nuovo percorso che dobbiamo fare in velocità. Qua c'è una X da prendere. Come ci si sale? Credo che dovremo fare spin. Allora, mettiamo già la mano. Ecco fatto. Blocco. Abbiamo 20 secondi, il che vuol dire che dovremmo andare avanti anche dall'altro lato. Infatti, guarda un po'. Allora, spin. Ecco fatto. Abbiamo 10 secondi, ce la facciamo? Speriamo. Allora, aspetta. Ok, ci siamo. Bastava spostarsi di tanto così sul più in basso e prendevamo il muretto e fallivamo. Però almeno ce l'abbiamo fatta. Ecco fatto. E proseguiamo. Abbiamo fatto tutto? Credo di sì. Credo che, esatto, questa sia l'ultima statua. E eccoci qua. E dovrebbe essersi aperta anche l'ultima. Ottimo. E con questo possiamo fare un ultimo salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!